Itaca, eptagramma. Ho ricevuto questo EP di cui mi è stata cordialmente richiesta la recensione. Benissimo allora, due paroline su di loro. Gli Itaca sono di Rimini e sono autori di un sound che si va a mettere a metà tra l'hardcore e il metalcore e qualcos'altro di sufficientemente articolato da stimolarne un ascolto attento. Eptagramma, come suggerisce il titolo, è un EP. Quindi va da sé che è ancora molto presto tirare le somme su questa band. Però alla luce di un po' di ascolti posso dire che, allora, i testi sono tutto fuorché banali, anzi tendono quasi ad avere una derivazione molto colta, se non addirittura letterata. Devo dire che apprezzo molto la tendenza di questi ragazzi a rendere le cose, non tantissimo, ma abbastanza complesse, progressive, diciamo, se mi si passa il termine. Disegno e Eptagramma, che sono la prima e la terza canzone del disco, sono praticamente le punte di diamante di questo breve disco, i due apici di scrittura, quelli in cui ti rendi conto di effettivamente come lavorano questi qua. Ora, io ho gradito molto questo dischetto, l'ho gradito davvero molto, però più per le cose che non ci sono che per le cose che ci sono. In che senso? Nel senso che, ascoltando Eptagramma, posso, o perlomeno mi piace pensare di poter, pronosticare il futuro stilistico di questa band, ossia brillante. Quindi Eptagramma non mi piace? No, assolutamente. Eptagramma mi piace, attenzione, però secondo me ha un problema, e cioè quale? È troppo attento, troppo cauto. Sono chiare le loro intenzioni, ma sembra che abbiano avuto, diciamo, paura di esprimerle a dovere. Quindi io, onestamente, per la prossima volta dagli Itaca mi aspetto dei pestoni, mi aspetto la loro versione dei Darkest Hour che furono decenni fa. Mi aspetto di sentire questi testi, che non sono per niente gioiosi, sparati in faccia, dritti, rabbiosi, come giusto che siano. Quindi sì, a me Eptagramma è piaciuto e ritengo che ci siano delle forti potenzialità, però devono menare di più. Capisco che la loro proposta necessiti della cura nell'esecuzione, nella scrittura, capisco che la natura di quello che è necessita della precisione, e ci sta, mi piace, però a volte la precisione tende a sacrificare molto il tiro, quindi serve più rabbia, deve essere più forte. Quindi, detto questo, io sono qui ad aspettare che gli Itaca tirino fuori quello che hanno dentro, perché so che c'è.